Spinge 10/1124/13 Pesco ed altri, pareri sono contrari. Dichiaro aperta la votazione. Furnari, Turco, Turco, Lattuca. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 154 favorevoli, 257 contrari, la Camera respinge. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulle mozioni. Avverto che il gruppo Area Popolare e la componente politica misto conservatori riformisti hanno esaurito i tempi previsti dal contingentamento. Essendosi stata fatta richiesta, la Presidenza, in via eccezionale, attribuisce agli stessi rispettivamente un tempo aggiuntivo pari a 5 e 3 minuti per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di parlare la deputata Pia Elda Locatelli. Per favore, chi si vuole allontanare dall'Aula lo faccia in silenzio, chi resta stia in silenzio ugualmente. Prego. Grazie, signor Presidente. Il 30 gennaio scorso si è svolta a Roma una manifestazione per la famiglia. Ci sarebbe piaciuto che in quell'occasione si fosse parlato e discusso dei temi contenuti in queste mozioni, delle problematiche e delle urgenze poste in discussione da diversi colleghi, anche dalla collega Binetti. Urgenze e problematiche che condividiamo. Poi, la collega Binetti ed io divergiamo sul concetto di famiglia che noi socialisti decliniamo sempre al plurale perché le forme delle famiglie secondo noi sono plurime. Invece, in quella piazza, da quel palco, non è venuta nessuna proposta per sostenere le famiglie, bensì una serie di proclami e condanne per negare i più elementari diritti alle altre famiglie, ai loro figli e figlie. Come se per alcuni ci fossero famiglie di serie A e famiglie di serie B.